Paolo Ferrero, vicepresidente di Sinistra Europea. Ferrero, lei nel suo intervento al microfono ha fatto un doveroso accenno allo sciopero delle detenute. Stanno facendo lo sciopero della fame in solidarietà alle persone suicidate. Problema bollette. Ferrero, ma il problema bollette sta diventando il nuovo problema pari a quello che è stato la pandemia in Italia in questo momento? E il problema bollette è molto semplice, che ci sono gli speculatori e che il governo italiano, invece che lavorare a distruggere la speculazione, la vuole premiare dandogli dei soldi e si rifiuta di tassare le imprese che hanno fatto la speculazione e si rifiuta di superare il meccanismo che produce la speculazione. Noi invece come Unione Popolare diciamo una cosa molto semplice, bisogna impedire la speculazione saltando la borsa di Amsterdam, bisogna impedire la speculazione tassando i sovrapprofitti al 90% e bisogna impedire la speculazione abolendo le sanzioni alla Russia, che non sono sanzioni alla Russia, sono sanzioni sui popoli europei e la pace la dobbiamo costruire con una trattativa, non pensando che mandando armi o facendo sanzioni risolviamo qualcosa. Per quello il problema della guerra, della pace e delle bollette è lo stesso problema. Bisogna bloccare gli speculatori, aprire la trattativa Bene, e per questa via costruire la pace. grazie. Grazie.